tutti. Sono in compagnia di Francesca Busca e Valeria per presentare l'evento di storia in tutti i sensi. Da quanti anni? Allora, da quanti anni? Sono 5, perché il primo evento è stato fatto nel 2010, in occasione dell'inaugurazione della Mediateca Montanari, ed è iniziato questo primo incontro e solitamente si sviluppa all'interno di una settimana. Per quanto riguarda quest'anno è iniziato martedì 5 maggio e si concluderà domenica 10 maggio. E lei come è coinvolta? Ma io sono coinvolta perché lavoro alla Mediateca Montanari ed insieme a Francesca Busca 5 anni fa ci siamo detti che volevamo creare attenzione sul tema della diversità, sul tema della disabilità, perché era un tema per noi molto importante ed era un tema molto importante da portare dentro una biblioteca pubblica, perché in biblioteca noi vogliamo che ci vengano tutti. E quindi per tutti, anche quelli che magari hanno più difficoltà a muoversi o quelle persone che si pensa che non possano leggere i libri o non possano apprezzare le storie, perché secondo noi non è vero, ma non secondo noi, secondo i medici, secondo tutte le persone. E quindi abbiamo detto, a Fano manca questa cosa, la GFH era contenta di collaborare, la biblioteca aveva voglia di arrivare a tanti pubblici diversi e allora abbiamo pensato di cominciare a creare questa rassegna che si chiama Storie straordinarie in tutti i sensi. Come è coinvolta la GFH? Allora, la GFH è coinvolta, come diceva appunto Valeria, perché noi siamo un'associazione di genitori con figli disabili e gestiamo un centro di documentazione e informazione handicap che è dell'ambito territoriale, un servizio dell'ambito. Come giustamente ha detto Valeria, ritenevamo fondamentale che ci fosse un'attenzione all'interno della mediateca per tutti, proprio perché tutti intesi proprio per tutte le persone che possono avere anche delle difficoltà. Quindi si è sempre sviluppato un programma aperto a tutti, a persone che hanno disabilità uditive, visive o di comprensione, quindi di intellettive. E durante questa settimana ci sono tanti laboratori aperti a tutti i bambini, dove si raccontano delle storie e magari quando si raccontano delle storie è presente l'interprete LIS, l'interprete dei segni, quindi permette alla persona che non sente, al bambino che non sente, di comprendere, mentre alla persona che magari non ha di questo tipo di problema, di conoscere l'importanza del segno e quindi di considerare l'interprete LIS come una figura all'interno del gruppo, come un insegnante, come qualsiasi altra persona che possa aiutare l'altro. Così anche per le persone non vedenti, ci sono dei libri in braille, poi dopo Valeria spiegherà bene quale materiale c'è all'interno della mediateca. Quindi durante la settimana ci sono tanti laboratori e tanti momenti formativi, proprio perché la diversità non è una sottrazione, la differenza, come dice il titolo di un libro, non è una sottrazione, ma non fa altro che far crescere. Guarda un po' che differenza che fa. Quali libri sono adatti per le persone che hanno questo tipo di problemi di disabilità? Allora, i tipi di materiali, abbiamo dei materiali speciali, ci sono dei libri speciali, ci sono dei libri tattili, ci sono dei libri con il braille, ci sono degli audiolibri che sono molto importanti, ci sono anche libri con i video e con la lingua dei segni, quindi insomma ci sono libri con la comunicazione aumentativa in CA. Ci sono gli home book che abbiamo ricevuto dalla GFH, questi sono tutti libri speciali, poi ci sono però anche libri, come dire, che sono per tutti, diciamo, della produzione editoriale normale, che per caratteristiche loro particolari vanno bene per tutti, quindi non hanno differenze. E quest'anno abbiamo scelto di mostrare, di lavorare ad esempio con i libri senza le parole,
sono libri che vanno raccontati, no? E che quindi chiedono a chi li legge per noi di raccontarli, non devono leggerli, quindi questi sono libri che possono essere condivisi da tantissime persone normali. Sono libri anche che molto spesso non hanno età, perché un libro tattile con il Braille può magari essere molto utile per una persona che legge il Braille, ma magari può essere bellissimo anche per un bambino o per un'altra persona, ecco. Quindi insomma sono libri che sono belli per tutti e sono utili per tutti, per varie anche fasce d'utenza. Visto che è la prima volta che vieni in questo posto, mi piacerebbe dopo fartelo vedere, fare un giro insieme. Ti faccio vedere che è un posto che ci piace molto, perché oltre ai libri, ai video, ai computer, però ci sono un sacco di persone che girano ed è bello stare insieme. Ci sono anche delle attività che si possono fare insieme, ascoltare altre persone che ci raccontano delle storie, ci raccontano anche cose, diciamo, un po' di tutti i tipi. Ci sono momenti in cui si leggono i libri, un po' tutto quello che succede adesso, no? In questa settimana succede un po' tutto insieme, poi ci sono normalmente, c'è una programmazione a cui tutti possono partecipare. Poi c'è un bar, no? Dove ci sono delle cose buonissime, per cui puoi venire anche a fare la merenda, sane, no? Conosci l'emporio. Perché questo è un luogo sano. E quindi, esattamente, è un luogo per tutti, per i bimbi piccoli, per i signori grandi, ci si può venire a leggere il giornale, si può venire a guardare una rivista, si può venire a fare una chiacchiera con un amico, oppure a vedere un film qua dentro, ascoltare un CD, anche a pensare. Ci sono, puoi fare tutto. Grazie Martina. Grazie a voi. Grazie.